avevi chiesto miglioramenti, l'hai avuti anche dal punto di vista del risultato. Magari se ci chiedi di vincere Super Enalotto, magari facciamo davvero uno. Dividiamo. Così soffriamo un po' meno nella vita. Nostradamus, è una battuta per. Sì, figurati. Credo che oggi sia stata, se non la gara migliore della stagione, una delle migliori. Sì, abbiamo giocato bene, per questo devo ringraziare molto i calciatori e i tifosi, perché comunque credo che siano due componenti importantissime in questo sport, se non in tutti gli sport, però senza di loro è difficile parlare di calcio. E quindi mi sento intanto di fare buon Natale a tutti voi, agli sportivi di Teramo, alle istituzioni, alla società, al presidente, ai vicepresidenti, ai direttori e tutti quelli che ci sono, ai medici e soprattutto ai miei calciatori, che credo che siano una parte importante di siano essenziali di questa mia avventura a Teramo. È un primo tempo molto bene, solito anche i tifosi logicamente auguri. Un primo tempo molto bene, solito problema di sbagliare magari le occasioni più facili. Poi nella prima mezz'ora della ripresa Teramo ha subito un po', forse anche un po' un calo fisico, non so, dopo i cambi però le cose sono andate. Sì, diciamo che nel momento dei loro hanno cambiato un po' anche loro molto in mezzo al campo e all'inizio del secondo tempo, non so, è venuta fuori un po' di qualità, qualche errore nostro, magari la stanchezza, non riuscivamo più a pressare con la stessa intensità e quindi 7, 8, 10 minuti forse ci siamo un po' abbassati, ma soprattutto per merito loro. Però poi siamo stati bravi a rialzare la testa e a rialzare soprattutto a mettere pressione, anche con l'ingresso di Spighi ha messo un'ottima pressione e siamo riusciti a fare una buonissima gara. Mister, per la seconda gara di fila non avete preso gol, sei d'accordo nel considerare Piacentini e Fiordaliso in questo momento che giocano come due veterani, sembrano migliorati tantissimo, sei d'accordo? Matteo e Alessandro lavorano molto durante gli allenamenti e devo dire che il loro miglioramento è sotto gli occhi di tutti, sì. Ma indipendentemente poi dai risultati, quindi sapete, i giudizi cambiano molto rispetto al risultato, ma devo dire anche Nebil ha fatto una gran partita, ma anche quando ha giocato Ivan, voglio dire, questa è una squadra che ha buonissimi calciatori, dobbiamo soltanto trovare, abbiamo avuto bisogno di tempo per trovare quello che poteva essere, ma non l'abbiamo trovato oggi, già l'abbiamo trovato da qualche settimana, è un po' di assetto tecnico-tattico, un po' di equilibrio. E anche Proietti ha bisogno di due calciatori vicino con determinate caratteristiche, quindi quello che abbiamo detto sempre non è che oggi perché abbiamo vinto diciamo cose diverse, bisogna rimanere sempre equilibrati e andare avanti su un'unica linea, quello della fisicità è importante, Zecca da quel punto di vista lì ci dà tanta fisicità e quindi credo che ecco, questo qui è stato un po' quello che è stata la mia analisi in questi miei primi mesi a Teramo. L'aspetto, abbiamo migliorato tante cose e sono contento perché è stata soprattutto volontà dei ragazzi di voler migliorare, non si può obbligarli, ma c'è stata proprio una chiara volontà di migliorare. Restando a livello individuale, il gol segnato nel finale per Zecca è un po' una liberazione, molti gli hanno dato conto sia per alcuni errori. Allora, aspetti, molti chi? Molti giornalisti dall'esterno. Dentro lo spogliatoio, i tecnici, nessuno dà responsabilità, dà colpa a qualcuno, quindi Zecca è molto sereno nel giocare e quindi per lui sbagliare un gol, farlo dopo è una cosa che ci può stare. Invece Di Renzo è entrato molto bene in partita, dopo l'infortunio anche lui sembra più in crescita. Sì, Di Renzo ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori per 40 giorni, 45 giorni più i tempi di lavoro per rientrare. E ha determinate caratteristiche, è un giocatore importante, per quelle caratteristiche ci sta tornando utile, quando entra comunque fa sempre il suo dovere, in allenamento si allena bene, è entrato e mi è piaciuto molto il suo atteggiamento, dice no, non voglio tenere palla, voglio far gol, mi è piaciuto molto. Mi piace sottolineare il fatto che Bonolis si è calato nel momento di Piccioni, nelle difficoltà di Piccioni. Ecco, questa è brava. Mi fa molto piacere questa cosa perché credo che questo sia l'aspetto che a me
piace di più, nel senso sono contentissimo per la vittoria, sono contento per tutti, ma sono contento soprattutto per il trattamento riservato a un calciatore che sta dando molto e che ha bisogno di sostegno. Come tutti noi abbiamo avuto difficoltà nella vita, abbiamo bisogno di sostegno e non essere abbandonati alle prime difficoltà. E quindi sono contento per i ragazzi e sono contento anche perché per la risposta della gente, che è stata veramente carina nei confronti di Piccioni. Ma così ha fatto, così facendo, è stata carina nei confronti anche del Teramo. Senti mister, c'è stata di nuovo oggi la conferma di Persia su ottimi livelli. Sei d'accordo che sta entrando sempre più nella parte che gli hai affidato? Sì, un giocatore secondo me di buona prospettiva, che anche lui è un giocatore molto deciso, si allena sempre, è come Mantini che oggi non è stato utilizzato, ma sono giocatori che ci torneranno utili, quindi andiamo avanti su questa strada, ma indipendentemente dal risultato, so che è importantissimo il risultato, perché poi, come ho detto ieri, l'essenza del calcio sono i risultati, quindi è inutile nasconderci dietro un dito, si vive la nostra vita, questa qui calcistica, sportiva, è fatta di risultati e di prestazioni. Però poi noi abbiamo fatto ottime prestazioni, abbiamo fatto qualche buon risultato come pareggio a Vicenza e pareggio a Pesaro, e oggi è venuta la vittoria e sono contento di questo, ma questi ragazzi stanno facendo bene. Inizialmente con te non aveva trovato molto spazio, però questo che ha fatto vedere oggi volevi da Ventola? Ventola non trovava spazio perché per me non era un calciatore pronto. E quindi una volta che ci conosciamo, lui sa quello che voglio dal calciatore e lo sta dando al massimo, è stato fuori due partite e non avevo nessun dubbio nel farlo rientrare. Abbiamo un ottimo rapporto e quindi questo è quello, l'aspetto più negativo della partita, è quello che stai dicendo, l'infortunio di Celli. Come sta? Ma non lo so, oggi è difficile stabilire con certezza. A muscolare? Credo che sia muscolare, sì.